Noi possiamo invocare il tuo nome, desideriamo che tu la spanda in molti altri cuori, perché essa è sufficiente a lenire ed altresì a sanare, a ristorare e a consolare i cuori afflitti. La tua presenza sia in mezzo al tuo popolo, perché ciascuno possa con disposizione d'animo, Signore, invocare la presenza di Dio nella propria vita. Oh, grazie, Signore, perché lo Spirito di Dio tocchi ancora i nostri cuori, perché siano liberati da tutti gli inceppi, da tutti gli intoppi e da tutte le malie di questo presente secolo, poiché vogliamo realizzare, e questo di pari consentimento, l'unità dello Spirito. Grazie nostro Padre, poiché tu ci lavi col tuo sangue prezioso da tutti i nostri peccati. Imbiancaci stamattina, purificaci attraverso il tuo amore, poiché tu ci hai promesso di non lasciarci e di non abbandonarci, e così hai fatto, fai e farai fino alla fine del nostro cammino. Libera, Signore, il tuo popolo da tutte le opere malvagie e tenebrose di questo mondo che inganna e che seduce e trascina gli uomini verso il baratro della morte. Continua l'opera tua, continua a spandere il tuo spirito e che la tua forza possegga ciascun'anima. Noi ti ringraziamo e ti preghiamo, Signore, visita quanti per indolenza, quanti altri, Signore, per indifferenza e per spirito di leggerezza tralasciano le buone opportunità preparate da Dio. Oh, Signore, provvedi i poveri, i bisognosi, i disoccupati, prendi cura di quelli che soffrono e languiscono nei loro letti di infermità. Tu sei un medico, Signore, che sai ben sanare e ristabilire quelli che sperano in te. Grazie per la tua somma consolazione, che certo prepari per quelli che sperano in te. Noi ti ringraziamo, ti preghiamo, Signore, intervieni, Padre, per operare le tue opere, i tuoi miracoli, i tuoi prodigi e le tue grandi potenti operazioni, e continua a salvare, a liberare, a sanare e a riempire del tuo Santo Spirito. Grazie per il nostro amato fratello Giuseppe Realputo, che stamattina in mezzo a noi, benedicilo, una benedizione speciale e l'unzione del Santo e del Giusto sia sul suo capo e nelle sue labbra, perché per mezzo di lui tuo, Signore, edifichi il corpo della Chiesa. Grazie per il fratello Franco, per i miei suoceri. Oh, la tua presenza sia con noi. Ti ringraziamo per tutti i tuoi benefici e per i carichi che abbiamo lasciato, alleluia, in Perugia
affidiamo a te quelli che sono in Piacenza, in Vicenza, in Udine e i cari di Santa Pollinare e di Castellammare, di Stabia. Oh, grazia ti chiediamo per l'intera nazione, per l'intera regione, per i tuoi servi che si studiano di fare la tua volontà, vicini e lontani, e l'uomo santo di Dio nella città di Palermo, affidando a te quelli che di cuor puro in ogni luogo invocano il tuo nome, per Cristo Gesù, nostra speranza, benedetto in eterno. Amen, amen. Accomodatevi, grazie. Andiamo a cantare dall'innario numero 400, cioè 49 della pagina 313. Pagina numero 313. Come
da capo. L'amor di Gesù nessun può misurar, potente virtù profondo più del mar, è come l'oceano che fine non ha, immenso è l'amore per me del buon Gesù. L'amor di Gesù il cuore mio non pace mi dono, è come l'oceano che fine non ha, immenso è l'amore per me del buon l'oceano che fine non ha, immenso è l'amore per me del buon Gesù, immenso è l'amore per me del buon al Signor Gesù. Grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio. Meraviglioso è il Signore. Alleluia, alleluia. Thank you Lord, thank you Lord. Alleluia, grazie a Gesù. Grazie, grazie, grazie. Amen. Vogliamo dare gloria a Dio. Alleluia, al nome del Signore. Oh, grazie al Signore Gesù, che la meravigliosa presenza di Dio possa farsi sentire potente. Lasciate i vostri pensieri stamattina, immettetevi nello spirito di questa dolce comunione che dobbiamo, alleluia, avere col nostro Salvatore. Alleluia. Oh, gloria al Signore. Fratelli, quanto in mezzo ad un popolo manca la lode, manca pure la potenza dello Spirito Santo, perché Dio abita nella lode. Egli è del continuo lodato fra gli angeli, fra gli arcangeli, i cherubini, i serafini, i quali del continuo dicono: santo, santo, santo sei Signore che eri, che sei e che hai da tornare l'onnipotente. Alleluia, grazie Signore. Alleluia. Glory to God. Praise the Lord.
Thank you, Lord. Oh, sento la vita scendere stamattina. La vita dello Spirito che rivitalizza dentro di te ciò che è stato ammortito, ciò che è stato mortificato, ciò che è stato paralizzato, perché tu sperimenti con grande meraviglia che il Signore nostro è un Dio di miracoli sorprendenti. Andiamo a dire grazie al Signore. Amen. Lodiamo Gesù. Alleluia. Mi viene di cuore di lodare il Signore. Vediamo. Alleluia. Gloria al Signore. Alleluia. Spirito Santo. Usa Spirito Santo. Glory to God. Alleluia. Oh, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Praise the name. Lo sometime worst. Glory to God. Grazie Signore. Alleluia. Sapete che chi si indispone quando si loda Dio di cuore, in prima di tutti è il diavolo con tutto il suo equipaggio. E poi ci sono i soliti religiosi che sono abituati ad andare in punta di piedi nei loro incontri religiosi. E guai a chi bisbiglia, perché se c'è qualcuno che alza la voce per dare gloria a Dio, allora subito gli saltano addosso e gli dicono: ma forse tu hai dimenticato che il Signore è ordine, sai, nella casa di Dio bisogna stare nel massimo silenzio. E dove siamo? Il luogo di tombe. Ma oggi anche nei cimiteri la gente che entra e esce di là dentro fanno rumore. Gloria al Signore. Dio sia lodato e benedetto in eterno. Gloria a Gesù. Sia ringraziato il nome del Signore. Voi sapete che all'ingresso trionfale del Signore in Gerusalemme tutti lo acclamarono. Tutti gli diedero gloria. Tutti gli diedero il benvenuto. Alleluia al Signore! Tutti, tutti lo osannarono, lo osannarono e lo osannarono i fanciulli, lo osannarono i semplici, lo osannarono i poveri in spirito. Ma i religiosi, orgogliosi e superbi, che amavano dare gloria solo a se stessi, dissero al maestro: ma ti pare giusto questa baraonda, questo fracasso, questa marmaglia di gente che osanna, osanna, osanna? Se avessero osannato loro, allora le ali del pavone, capite? Si sarebbero innalzate fino ai cieli. Ma siccome osannavano l'umile,
uomo di Galilea. Essi non credevano che egli era umile nel corpo, ma era il re dei re e il signore dei signori. Alleluia! E il Signore disse: se costoro si taceranno al posto loro, le pietre grideranno alleluia Signore e osanneranno il mio nome. Vogliamo dare gloria a Dio. Egli è sempre il benvenuto in mezzo ai suoi. Grazie Signore. Alleluia. C'è tempo di lode, c'è tempo di testimonianza, c'è tempo di ascoltare la parola. C'è un tempo per tutto. Ma mentre ascoltiamo la parola, noi abbiamo sempre tenuto qui, capite, qui dentro c'è qualcuno che prega del continuo, che non cessa mai di invocare il nome del Signore notte e giorno. Amen. Vi porto i saluti della chiesetta di Perugia. Il Signore ha aggiunto altre due anime. Vogliamo dare gloria al Signore e preghiamo che il Signore allarghi la sua tenda in quelle contrade, perché la parola di Dio prima o poi cadrà, come è caduta in molti altri cuori, che come buona terra da Dio preparata porterà il suo benefico frutto. Amen. Abbiamo avuto un culto, per me è stato un culto di consolazione, fratelli. Per loro non ne parliamo perché aspettavano, sapete, gli uccellini nati da poco dentro il loro piccolo nido, la fame che ci hanno è incredibile, perché hanno bisogno di crescere, capite? E ho visto in loro questa fame, come quegli uccellini che aspettano la loro mammina, sarebbe la passeretta, così con questa voglia da matti di ricevere la parola di Dio e di accogliere colui che Dio manda in mezzo a loro. È buono il Signore, fratello? Voglia da matti, capite? Non così all'acqua di rose, si diceva una volta, ma con una sete divorante. E la parola che Dio ci ha dato ieri sera, se riuscirò a farne qualche copia ve la faccio ascoltare, soprattutto a certuni che non hanno né fame né sete, gli è passata la fame e la sete di udire la parola di Dio. Bene fratelli, può darsi che li stimolerà un'altra volta ad avere fame e sete di udire la parola di Dio. È buono il Signore, fratelli? Lo ringraziamo stamattina. Non so se c'è qualcuno che vuole dare gloria a Dio. Sapete, siamo nella libertà della testimonianza, abbiamo pochi minuti a disposizione e noi li vogliamo dedicare a quelli che sentono potente il desiderio di dare gloria a Dio. So che la sorella Teresa partirà stasera o domani, sorella? Domani mattina. Vogliamo pregare per la nostra sorella Teresa, perché Dio la ricompensi per l'amore
che ha sempre mostrato per le anime bisognose che hanno bisogno della testimonianza, della preghiera. Affidiamolo al Signore insieme alla sua propria famiglia e accompagniamola con la nostra preghiera. Così ringrazio il Signore stamattina per il caro e amato fratello Giuseppe Realbuto, conduttore della chiesa di Belmonte Mezzagno, provincia di Palermo. Vogliamo fare un forte applauso al Signore e lo accogliamo in mezzo a noi come uno dei preziosi e cari uomini che Dio ha voluto chiamare a sé per servirlo. Ringrazio il Signore per fratello Francuccio stamattina. Vogliamo dare gloria a Dio per fratello Francuccio, per fratello Franco, porta con sé il segno di questo ministerio, lui ne è testimone, di questo ministerio. Quando egli si trovava in catene e in molti lacci, la potenza del Vangelo che Dio ci ha affidato ha rotto le sue catene e i suoi lacci, e Dio compì una grande opera nella sua vita. Battezzò pure sua moglie con lo Spirito Santo e ora l'intera sua famiglia è nella buona grazia di Dio. Beh, i miei suoceri ormai sono di famiglia, li conoscete, ma vogliamo dare gloria al Signore anche per loro. Gloria a Dio. Ci dispiace che qui ogni volta mi arrivano sempre le solite letterine, capite? Letterine da parte degli assenteisti, letterine da parte di chi sta poco bene, letterine di chi si trova al lavoro e non può essere nella casa del Signore. Io ricevo sempre lettere d'amore, lettere di gioia, lettere di grande consolazione. Ogni volta ne mancano decine nella casa del Signore, ma io so aspettare il Signore, capite fratelli? Dio ha fatto delle fenomenali promesse, io credo alle sue promesse, e una di queste promesse ripetuta fra l'altro da svariati grandi uomini di Dio dotati di un ministero che supera i 50 anni di età al servizio del Signore, i quali hanno detto che fra non molto questo luogo diventerà troppo piccolo per contenere coloro che verranno alle vive fonti delle acque della vita. Vogliamo dare gloria a Gesù? Gloria a Dio. Voi sapete che se tutti quelli che Dio ha salvati in quest'opera, anche riempiti di Spirito Santo, e ne ho battezzate non so quanto, non li conto più. Capite, fratelli? Questa chiesa sarebbe solo un buccicattolo, perché ce ne vorrebbero 5 di questa per ospitarli tutti. Dio sia lodato per questo, eh? Eppure la parola non è mancata, l'insegnamento e la cura di cui voi tutti siete testimoni, paterna e materna pure. Va bene, ringraziamo il Signore. Sorella Teresa, vieni, saluta la Chiesa. Signore sia lodato. Amen. Scusatemi per la voce, però l'importanza è dare sempre gloria a Dio. Amen. Ancora in questa mattina ringrazio il Signore perché
Ho visto ancora il servo di Dio insieme alla sua famiglia. Mi sono tanto rallegrata nel vedere il fratello Francuccio Filtroso dopo tanti anni, e anche il fratello Mimmo con la sua compagna e tutti voi. Voglio ringraziare il Signore che fino a ieri sera il Signore ha continuato l'opera sua che ha cominciato in questi giorni. Sono stata in casa della mamma del fratello Aldo e il Signore veramente, cioè la mamma ha accettato Gesù. Gloria a Dio. Grazie Signore. Il Signore grazie. Veramente ha manifestato la sua gloria per potenza. Gloria a Gesù. E la sorella Monica, in quel momento che io stavo facendo pregare alla mamma del fratello Aldo, ha avuto una visione che lei vi testimonierà. Gloria a Dio. Il Signore non ha smesso di operare, non ha smesso di chiamare le sue pecore. Amen. Non ha smesso di amare il suo popolo. Grazie Signore. E soprattutto non ha mai smesso di amare il servo che Dio ha posto in mezzo di voi come un grande cantiere. Gloria a Dio. Nella preghiera che abbiamo avuto il venerdì notte abbiamo visto la gloria di Dio. Sono stati grandi combattimenti. Gloria, ma noi sappiamo che Gesù è vincitore. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. Gloria al Signore. Gloria. In quella preghiera notturna abbiamo potuto sperimentare. Io lo sperimento da anni, fratelli, ma le sorelle in mezzo di noi hanno potuto sperimentare la gloria di Dio anche con guarigione. La sorella Stefania è qui presente in mezzo di noi. Giorni prima le disse: sorella, vieni di notte a pregare perché Gesù ti vuole liberare e ti vuole sanare. Io non sapevo cosa essa aveva, ma il Dio ovviamente conosce il cuore dell'uomo e sa tutto ciò che c'è dentro. E il Signore, lei lo può testimoniare, l'ha liberata, ha detto che sta bene, che non ha più quello che aveva. Alleluia. E che ha glorificato il Signore, insieme a lei anche altre anime. Voglio chiedervi, nell'amore grazie, di Gesù, Signore, di non smettere questa preghiera. Amen. Perché la prima notte di preghiera che il Signore ci ha fatto fare mi ha detto: tenete sempre un fuoco acceso nella mia casa. Amen. Gloria a Dio, perché grazie. Per la preghiera voi vedrete le cataratte dei cieli aperti e i monti spostarsi, perché non c'è niente che possa reggere dinanzi a una preghiera nell'unità dello Spirito del Signore. Pregate molto per l'uomo di Dio. Io veramente so che presto ritornerò, e sa, Dio sa quanto amo i suoi servi, ma soprattutto quanto mi sta a cuore quest'opera e il nostro caro amato fratello Totucci. Grazie. Con la sua famiglia. Il peso che c'è nel suo cuore lo sento nel mio cuore. Gloria a Dio. E non cesserò mai di pregare affinché egli possa vedere la gloria di Dio adempiersi e poter mangiare il frutto della fatica dell'anima sua ed esserne saziato. Voglio dire, state attorno all'uomo di Dio con le preghiere, con digiuni. Amate il servo che Dio ha posto in mezzo di voi. Non lo affliggete. Perché se voi affliggete l'uomo di Dio, non potete ricevere neppure voi la benedizione del Signore. Perché se voi pregate, attraverso la preghiera, lui viene fortificato e dà a voi ciò che Dio gli dà a lui. E attraverso grazie, questo il popolo crescerà, sarà sanato, liberato e sarà ripieno di potenza e di Spirito Santo. Alleluia, grazie Signore. Il Signore ha operato anche nelle sorelle della sorella Ursula qui presente, anche guarendo, liberando, parlando ai loro cuori, rivelando le cose più segrete, perché Dio è lo stesso ieri, oggi, in eterno. Alleluia. L'immutabile è Dio. Amen. E quello che faceva allora lo fa ancora oggi. Io torno a Palermo, ma lascio il mio cuore in mezzo di voi. Pregate per praise me, perché ho tanto Christ. Bisogno delle vostre preghiere. Amen. E abbiamo bisogno gli uni degli altri. Pregate per i servi, per le comunità nascenti, perché Gesù sta per ritornare. Non c'è più tempo da perdere, fratelli e sorelle. Alleluia. Non è più tempo di temporeggiare, dice il Signore, ma è tempo di affrettare i nostri passi alla presenza dell'Eterno. Grazie, è tempo Signore. Di lasciare tutto ciò che dispiace a Lui. È tempo di abbandonare
tutte le cose che ci separano da Lui e di stare alla Sua presenza e di cercare del continuo la Sua faccia e di sostenere l'uomo di Dio con le preghiere in ogni maniera, in ogni modo, spirituale, materiale, in ogni cosa, perché ciò che voi fate per il servo di Dio, il Dio per certo lo riverserà sopra di voi, perché Dio non ha mai smesso di ricompensare coloro che veramente sostengono l'uomo di Dio e l'opera sua. Il Dio ci benedica. Amen. E vi benedica. Alleluia. Nel nome di Gesù Cristo, il Signore, e a Lui sia la gloria, l'onore e il ringraziamento. E io voglio benedire nel nome del Signore Gesù Cristo il suo servo che ha posto in mezzo di voi, che la benedizione, la gloria, la potenza, la grazia, la sapienza sia sopra il capo dell'uomo di Dio, ora e per sempre, e sopra la sua compagna. Il Signore ti benedica, fratello, e ti accresca le sue grazie, la sua forza nella tua vita, perché Egli ti darà le domande del tuo cuore e ti benedirà, e tu vedrai la gloria di Dio e le promesse che Egli ti ha fatto si adempiranno per la sua gloria. Mai glori Gisa, la mai canta, la massita, la maia Gisa la gloria. Grazie mai Lord, l'Eterno ti benedica, l'Eterno ti guarda e ti protegga e ti dia le domande del tuo cuore, per Cristo Gesù il Signore, benedetto in eterno. Amen. Lodiamo il Signore. Amen. Yes, yes. Thank you, Lord. Praise the Lord. Amen, amen. Vogliamo dare spazio ai fratelli Eliseo, Stefania, fratello Tommaso, sorella Nunzia, perché vogliono, dopo la testimonianza del fratello Mimmo, cantare un canto di lode al Signore. Il Signore sia lodato. Amen. Alleluia. Basta. Veramente ringrazio a Dio e non se ne può fare a meno, perché se noi ci riconosciamo che colui che ci ha graziato, Gesù Cristo, noi lo dobbiamo lodare sempre, perché sappiamo che il mondo non lode Dio. E il Signore è afflitto perché vede un mondo che ogni giorno sprofonda sempre nel pregiudizio. Ma il Signore della gloria lasciò la gloria e venne in questo mondo perché il Signore voleva salvare tutto. Grazie. Ma noi, per grazia, che siamo stati anche più peccatori degli altri, almeno io, però posso dire: Signore, ti ringrazio che questa mattina da questa bocca escono le lodi del Signore, e l'anima mia lo benedice in ogni tempo, perché noi che siamo figli di Dio dobbiamo lodare il Signore continuamente, perché Lui aspetta le lodi dal suo popolo, perché gli uomini nel mondo, anziché di lodare il Signore, lodano innanzitutto il loro orgoglio, il loro saper fare, e lodano, gloria al Signore, di fare sempre dispiacere a Dio, e lodano questo. Ma noi che siamo il popolo di Dio, quando veniamo maggiormente nella casa di Dio, dobbiamo stare nella reverenza, nell'ubbidienza, nell'amore e glorificare il Dio. Amen. E questo lo dobbiamo fare soprattutto fuori, perché il mondo aspetta la manifestazione dei figli di Dio. Amen. E noi ci dobbiamo, gloria a Dio, manifestarci nel mondo che apparteniamo al grande Re di gloria. Vediamo che i popoli, gloria al Signore, uno se ne metta e un altro si toglie, cioè quelli che vogliono
comandare i popoli, ma noi abbiamo conosciuto uno solo re, che è il re dei re e il signore dei signori. Amen. E noi vogliamo ringraziare che apparteniamo a Gesù Cristo. E io mi rallegro questa mattina ancora come sono per grazia in mezzo a voi, perché dice la parola di quanto è bello e quanto è piacevole quando i santi del Signore dimorano insieme. Amen. E voglio pregare, gloria al Signore. Grazie Signore. Il Signore per quello che Lui ha promesso. Certamente se noi sappiamo aspettare, sappiamo chiedere, sappiamo veramente pregare con tutto il cuore, vediamo la risposta di Dio, che Lui quello che ha promesso lo farà. Perché il Signore ha parlato Lui tramite i Suoi servi, e se noi veramente con tutto il cuore aspettiamo e preghiamo, vediamo la gloria di Dio in mezzo a noi e vediamo veramente altre anime che sono lontane da Dio e vengono anche loro alla conoscenza di Gesù Cristo. Amen. E noi ci rallegriamo quando vediamo che vengono anime nuove, vengono salvate e vengono strappate dalle mani del diavolo. Sappiamo, gloria al Signore, quanti fratelli ancora si prendono nelle ferie, gloria al Signore, ma il Signore sa ogni cosa. Sappiamo, cara, nella grazia, che il diavolo non prende mai ferie. Perché? Perché lui è scagliato propriamente contro i figlioli di Dio. Ma noi lo dobbiamo abbattere e contrabbattere nel nome di Gesù Cristo. Perché lui ormai già perduto, lui ha perduto quanto il Signore Gesù andò in gloria e disse: Padre, tutto è compiuto. Noi sappiamo colui che ci guida, colui che ci protegge, colui che ci sostiene, è Gesù Cristo, e lui è al di sopra di ogni cosa. Vediamo che il Signore fa opere grandi, mettiamoci uniti nell'assieme, preghiamo e andiamo avanti e portiamo l'odore di Gesù Cristo. Il Signore ci benedice. Preghiamo anche per la sorella Arcolè, che il Signore la benedice. Preghiamo per i servi del Signore, che il Signore li protegge, li sostiene, e che noi nell'assieme vogliamo collaborare con amore e vogliamo vedere non altro la gloria di Dio in mezzo a noi, perché poi quando noi l'abbiamo fatta il Signore ci darà la sua promessa. E questa è la speranza che io ho, che Gesù Cristo ha detto: se tu cammini veramente con tutto il cuore davanti a me, io ti darò il premio che è la corona della vita. Amen. E questo premio il Signore, gloria a Dio, lo ha dato a tutti quelli che li ha promesso. Ora tocca a noi se noi lo sappiamo veramente tenere nel cuore. Certo che il diavolo, che lui già stava davanti a Dio, lui ha perduto ogni cosa. Ma lui cerca di farci perdere questa grazia, questo premio. Ma noi dobbiamo combattere. Certamente le prove non ci mancano, le afflizioni non ci mancano, ma noi dobbiamo afferrare la mano di Cristo e il Signore ci proteggerà. E a Lui solo diamo tutta la gloria. Preghiamo per i servi, che il Signore li fortifica, li aiuta, che il Signore li fa sempre grazia di portare avanti l'opera che ci è affidata. E noi con le preghiere vediamo veramente il braccio dell'Eterno in mezzo a noi e il suo popolo. Grazie anche per il fratello Giuseppe Rea Buto, che da molti anni ci conosciamo, abbiamo anche evangelizzato assieme a Belmonte Menzagna, e io mi rallegro quando vedi gli uomini di Dio che il Signore porta in mezzo a noi. Alleluia. Il Signore ci benedice, il Signore sia lodato e benedetto in eterno. Amen. Signore sia lodato e benedetto in eterno. Amen. Vogliamo ringraziare il Signore quest'oggi e vogliamo cantare questo canto per la gloria di Dio. E mi ricordavo che questo canto l'ho ascoltato nella casa della sorella Teresa Arculeo con la figlia sorella Carmen, e veramente questo canto rispecchia un po' l'uomo quando è solo, però trovando Gesù trova tutto nella sua vita. Grazie. Il Signore sia lodato e benedetto in eterno. Amen. Thank you.
tuo grande amore.
diamo gloria a Gesù. Amen. Grazie Signore, grazie. Quel cuore ancora fratello, sorella e madre, tutto sei per me, l'unico sei in questo mondo, non son più solo, tu sei accanto. Gloria al tuo nome, Signore. Tu sei grande, oh Dio. Grande la tua benignità, Signore. Oh, alleluia. Beni e benignità ti accompagneranno tutti i giorni della tua vita. Oh, grazie, Signore. Tu sei accanto a me. Diventate fratelloni, uno è fratello Antonio, l'altro è fratello Elio, l'altro è fratello Emanuele e compagni, perché hanno formata una società per azione. Volete cantare al Signore? Vogliamo dare un applauso al Signore per la nostra corale. Amen. Amen. Gloria a Gesù. Alleluia. Grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio. Il Signore sia lodato. Amen. Thank you.
Signore regna da c'è. Lui è il Signore. Potenza, vieni, Signore, con potenza, vieni, Signore, con potenza, vieni, Signore, con potenza. Diaconi, per favore, di raccogliere se c'è gente nei paraggi della casa del Signore, perché l'ora nella quale dobbiamo ascoltare la parola di Dio è l'ora più sacra, è l'ora più singolare, l'ora più santa nel
nome del Signore vogliamo stare così, ordinati, e mentre la parola ci verrà ministrata, non distraetevi con i vostri pensieri, ma tenete la vostra mente e il vostro cuore sempre nel cielo di Dio. Va bene, fratelli? Siamo tutti d'accordo? C'è qualcuno che è in disaccordo? E prego le mammine di raccomandare ai loro figlioletti di non andare 20 volte in un'ora del culto in bagno, che se hanno dei problemi vescicali io pregherò per loro, così ci andranno una volta al giorno. Capite, fratelli? E così i diaconi e le diaconesse hanno il dovere di vigilare anche su questo, perché quelle porte si aprono e chiudono 100 volte la domenica mattina, e poi non parliamo durante la settimana. Voi lo sapete tutti che Dio è ordine, vero? Tutti lo sapete. Chi lo sa alzi la mano. Ah, lo sapete allora. E allora, dato che lo sapete, tenere i vostri figli a bada è vostro dovere, vigilare su essi è vostro dovere, così evitiamo questo via vai. Perciò se c'è gente in circolazione deve venire qui nella casa del Signore per ascoltare la parola di Dio. Prego. Aspetta, sorella. Mentre ero seduta, proprio ho sentito forte nel mio cuore di dire al popolo di Dio che il giorno 17 dicembre notte tutto il popolo di Dio, uomini e donne, siano radunati nella casa dell'Eterno per innalzare una supplica al Signore, all'Eterno il nostro Dio, perché so che c'è un impellente, urgente bisogno della potente mano del Signore. Dio vi fa l'appello, anche se i fratelli diranno dobbiamo andare a lavorare, potete fare 2-3 ore, una certa ora, state più che tranquilli che il Signore accrescerà la vostra forza e vi benedirà se sarete ubbidienti, perché nell'ubbidienza c'è la benedizione dell'Eterno. Il Signore sia lodato e benedetto in eterno. Così disponiamo i nostri cuori. Sapete che la preghiera è una continua raccomandazione che il Signore ci ha fatto durante tutto questo tempo, e questo dura da secoli, perché il Signore gradisce chi sa piegare i propri ginocchia e i propri cuori per stare davanti alla sua presenza. A me personalmente mi è sempre piaciuto stare davanti a Dio, ma tanto, 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 e dipende dalla misura in cui lo amiamo. Più lo amiamo, più vogliamo stare insieme a Lui. Meno lo amiamo, meno ci stiamo. Allora, se questa misura si è ridotta al punto che quasi quasi è scomparsa dal tuo cuore, riprendi il cammino e ritorna al Signore, e sentirai che questo desiderio e questa misura crescerà nuovamente. Tu lo sai, ne hai fatta l'esperienza. Quando lo amavi in una certa misura, era per te un peso pregare? No.
esperienza che tu facevi, e molto spesso testimoniavi di come Dio ti visitava e si rivelava al tuo cuore. Va bene, fratelli, disponiamo i nostri cuori all'ascolto della parola di Dio. Voi sapete che tutte le cose dette, tutte le cose che vengono proposte, tutte le cose che vengono rivelate, debbono sempre essere passate dal controllo diretto e personale del ministero nella Chiesa. Lo sapete tutti, fratelli? Sì? Perciò è Dio che dispone e dà seguito a ciò che bisogna operare, compiere, adempiere e mettere in opera ciò che il Signore ordina per noi dal cielo. Dio sia lodato e benedetto in eterno. Ora vogliamo accogliere il nostro fratello Pino, che io amo nel Signore, ma no, non ci conosciamo da ieri. Può darsi che ci faremo vecchi al servizio del Signore, Dio lo sa, ma senza barba, perché la Chiesa Cattolica l'ha dipinto con la barba così, a mezzo busto. Padre, mamma mia, ma così vecchio è fatto. Io ho sempre vista la giovinezza di Cristo negli uomini più attempati e più avanzati nell'età fisica, ma in loro ho visto sempre il Signore ringiovanirsi. Vogliamo dire grazie al Signore? Fratello Giuseppe, vieni avanti, vogliamo dare gloria al Signore. Amen. A Dio. Accomodatevi pure, fratelli. Dio sia ringraziato e benedetto in eterno. Sono contento questa mattina, alleluia, di essere in mezzo ai santi di Dio di questa città. Dio ha messo un angelo in questa chiesa e fin dal principio l'Eterno disse: guardati di non irritarlo mentre tu sei per la via. Noi siamo in pellegrinaggio perché la nostra città, la nostra patria, alleluia, come disse Gesù un giorno a qualcuno che lo interrogò, alleluia, il mio regno non è di questo mondo, alleluia. Noi abbiamo una patria e una patria celeste. Voi che ne pensate, fratelli? Vogliamo arrivare in questa patria? Gesù è il nostro capitano, alleluia, appresso alla sua guida. Noi abbiamo la certezza, alleluia, che Egli ci farà entrare in questa patria celestiale, gloriosa, alleluia, e meravigliosa, in quella città laddove i ladri, alleluia, non potranno entrare, soprattutto, alleluia, quando perverranno alla conoscenza che le strade sono tutte d'oro. Gloria al Signore! Le strade sono tutte d'oro, ma là nessuno entrerà, alleluia, per rubare, alleluia, benché la minima cosa. Vi amo nel nome del Signore Dio nostro Gesù Cristo, e anche voi, fratelli cari,
alleluia, amati dal Signore, siete nel mio cuore. Gesù ha detto: da questo conosceranno che voi siete i miei discepoli, da come vi amerete gli uni e gli altri. E grazie a Dio, se non fosse per il suo amore che egli ha sparso nei nostri cuori, oggi noi fossimo ognuno per i fatti nostri per le vie di questo mondo. Ringrazio il Signore che in questi tre giorni la presenza di Dio, per certo, alleluia, mi ha e ci ha accompagnati per sua volontà. Alleluia, sono qui ancora, alleluia, in queste contrade, ed essendo, alleluia, in queste contrade mi è sembrato giusto e doveroso, oltre al fatto che ero già stato invitato dal pastore Fiorino, gloria al Signore, ma ora ho visto questa possibilità, alleluia, di poter incontrare, vedere, salutare, abbracciare i santi di Napoli. Dio vi benedica, vi porto i cari saluti, alleluia, dei fratelli di Belmonte Mezzagno, mi hanno espressamente, alleluia, incaricato di salutare tanto i fratelli di Napoli ancora. Dio vi benedica nel nome santo del suo figliuolo Gesù Cristo. In verità vi dico, fratelli, ho imparato, o forse è meglio che mi corregga e dire, ho cominciato ad imparare a camminare nelle vie del Signore senza una benché minima ombra di presunzione, alleluia, e io, diciamo, temevo proprio che questa mattina, vedendo qui in mezzo di voi e rivedendo il nostro caro e amato pastore fratello Totuccio Salvatore, gloria al Signore, Totuccio Fiorino, disse: ora vai a vedere che finirà come l'altra volta, e mi dirà: porta la parola di Dio. Gloria al Signore, io non preparo niente, non è che nella parola di Dio bisogna studiare, insomma, dal principio alla fine, come bisogna fare, quello che bisogna dire, anche perché il Signore ci insegna nella sua parola: voi senza di me non potete fare niente. La nostra vita, il nostro cammino, alleluia, senza di Lui non conta proprio niente, ma con Lui presente, allora, alleluia, ognuno di noi ha la certezza nel cuore che le cose vanno diversamente. È buono Gesù, fratelli, gloria a Dio. Io so, alleluia, che in queste contrade c'è un popolo che ama Dio, c'è un popolo che loda il Signore. È la parola di Dio che dice non solo che se costoro si taceranno le pietre grideranno, ma che i morti non loderanno il Signore, e nemmeno quelli che scendono nel luogo del silenzio, ma i viventi loderemo e benediremo il nome del Signore. Glorifichiamo Dio nel nostro cuore, nella nostra vita. Il Signore, alleluia, ci ha dato un nome da vivere, alleluia, non un qualche cosa, alleluia, che abbiamo ricevuto e che dobbiamo mettere nel cassetto, che dobbiamo archiviare, ma abbiamo un nome da vivere e vogliamo, a mo' di bandiera, sventolarla, alleluia, in questa bandiera, alleluia, dove sta scritto che Gesù Cristo è il Signore. Gesù Cristo è l'immutabile Dio. Gesù Cristo è colui il quale
la Chiesa, non le, ma la Chiesa aspetta, aspetta il ritorno, alleluia, del Signore. La sposa aspetta il ritorno dello sposo, non adoperandosi e perdere tempo intorno alle cose inutili e vane di questo mondo, ma intorno, alleluia, a lodare il suo nome, a glorificarlo, a magnificarlo, ad innalzarlo, a proclamarlo e a testimoniare al mondo che Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare quelli come noi, i peccatori, ma oggi, alleluia, peccatori salvati per grazia. Dice l'apostolo Paolo alla lettera degli Efesini: voi siete salvati per grazia mediante la fede, e ciò non è da voi, ma è il dono di Dio. Lo vogliamo lodare? Lo vogliamo glorificare? Gloria a Gesù! Non ho mai, alleluia, risparmiato la mia gola, la mia voce nel lodare e glorificare il nome del Signore, ragion per cui a volte mi succede, gloria al nome del Signore, che debbo pregare: Signore, voglio ancora quella voce da lodare e glorificare il tuo nome. Spesso, alleluia, posso dire: non avrei bisogno di microfono. Gloria al Signore, perché Dio, grazie a Dio, mi ha dato una voce. Prima io suonavo, cantavo le cose di questo mondo, ma il Signore, alleluia, ha invertito la rotta, perché come in me, come in ognuno di noi, Dio ha fatto, alleluia, un'opera nuova, un'opera di rinnovamento. Egli ha fatto ogni cosa nuova nella nostra vita, e per grazia di Dio, alleluia, che ci è stata provveduta, alleluia, poiché Gesù, alleluia, una volta ha dovuto insegnare che se un uomo non nasce di nuovo non può entrare nel regno di Dio, ragion per cui dobbiamo necessariamente correre, non venire, ma correre nella casa del Signore, scegliere, alleluia, ogni giorno la parte migliore. Certo, disse il pastore, alleluia, come dice la parola, c'è tempo in ogni cosa, ma quando è l'ora di recarsi, alleluia, nella casa del Signore, non cerchiamo scuse, non cerchiamo pretesti, come, alleluia, ci parla Matteo nel capitolo 22, quando quel re, alleluia, avendo fatto, alleluia, un invito, alleluia, ai suoi amici, quando ogni cosa era pronta e la tavola era apparecchiata, chiamò i suoi servitori e disse: andate agli invitati e dite loro che tutto è pronto. Gloria al Signore. E i servi andarono, alleluia, a dire agli invitati: venite, venite, perché ogni cosa è pronta. Ma, alleluia, ognuno di quegli invitati cominciarono a scusarsi: lo sai, io mi sono sposato, mi perdonate se mi tolgo la giacca, fratelli, alleluia. Dio sia lodato, abbimi per iscusato, io mi sono sposato e lo capisci, non posso venire. Un altro disse: io ho comprato 5 paia, alleluia, ho comprato dei buoi, debbo andarli a provare, di al tuo Signore che mi abbia per iscusato. Un altro aveva comprato un terreno e di conseguenza disse: alleluia, debbo andare là, debbo andare a vedere un po' la situazione, e così via dicendo, talché quei servi ritornarono, alleluia, al loro Signore,
a raccontar loro come ognuno di quelli invitati aveva trovato una scusa, alleluia, per non ritrovarsi insieme nell'invito che con amore, alleluia, alleluia, e quel banchetto che era stato preparato veramente, gloria al Signore, a quegli invitati. Quando quel nobile Signore, alleluia, ebbe udito che ogni suo, alleluia, invitato cominciò a scusarsi, egli si infuriò. Gloria al Signore, non era giusto, dopo tanti preparativi, dopo tante cose, alleluia, fatte magari con spirito di sacrificio, e vedere, come dire, la tavola vuota, come coloro i quali io ho invitato non hanno voluto accettare l'invito, non sono venuti. Andate, disse, alleluia, quel re, andate per le strade, per le siepi, dovunque, nelle piazze, e tutta la gente che voi incontrerete, alleluia, portatela nella mia casa. E così i servi andarono, alleluia, e a chi chiamarono? Chi furono allora quelle persone, alleluia, che si ritrovarono a tavola? Gloria a Gesù, eravamo e siamo anche noi, mentre, alleluia, Israele rifiutò, alleluia, poiché la parola dice: egli è venuto in casa sua, ma i suoi non lo hanno ricevuto. Ma a tutti quelli che gli hanno creduto nel suo nome, a tutti quelli che lo hanno ricevuto, che gli hanno creduto, e gli ha detto, alleluia, ha dato il diritto di essere fatti figlioli di Dio. Per grazia siamo figli di Dio, non perché Dio avesse scelto una moglie e di conseguenza, alleluia, siamo nati noi, ma per grazia di Dio, per mezzo della fede, ora siamo figli di Dio, popolo di Dio, e come tale vogliamo lodare il nostro Padre celestiale. Alleluia! Se vi viene di applaudire, facciamolo come la parola di Dio ci insegna. Alleluia! Alleluia! È importante che lo facciamo col cuore. Sta davanti a me questo verso nell'Evangelo di Matteo capitolo 11 dal verso 25 che vorrei leggere subito, non vorrei perdere molto tempo, non so a che ora. E dice così: in quel tempo Gesù prese a dire: io ti rendo gloria e lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, che tu hai nascoste queste cose ai savi e agli intendenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sì, certo, Padre, perciò che così ti è piaciuto. Amen. E buono Gesù, fratelli! Alleluia! Il Signore ha rivelato il suo regno ai piccoli fanciulli, la gente colta, la gente piena di sé. Gloria al Signore, rimane così, solo piena di sé, ma per grazia di Dio egli ci ha ripieno di lui. Abbiamo per grazia ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo, lo Spirito che egli disse: prenderà del mio e ve lo annunzierà e vi guiderà nella verità. Lo possiamo ringraziare a noi il Signore, fratelli? Lo possiamo lodare? Gloria a Gesù! Il popolo di Dio è un popolo allegro, è un popolo che loda il Signore. È una grazia che abbiamo ricevuto. Non è un caso essere, alleluia, nella casa del Signore, ma è una grazia di Dio, perché dove, alleluia, sarà il carname, qui vi si accoglieranno le aquile. Dispersione ce n'è sempre, vuol dire che c'è bisogno ancora di maturare per comprendere, alleluia, affinché si possa condurre una vita piuttosto disciplinata nella presenza di Dio. Così, per come mi è di mia personale conoscenza
che proprio il pastore Fiorino ha sempre tenuto una vita disciplinata da bambino per sé e per la sua famiglia, perché io sono testimone delle boffe che qualcuno ha ricevuto. Alleluia, io ne sono testimone. Una volta, quando vidi fratello Eliseo, allora così, tipo alla statura di Daniele, pam, mi parse così pietoso, ubbidito. Gloria al nome del Signore. Però egli ha agito come non sempre a volte noi agiamo, perché il Signore dice: se è necessario usa il bastone, alleluia, verso il tuo figliuolo e tu salverai l'anima sua dall'inferno. Perché il Signore tratta così, non perché egli voglia tenerci in una maniera piuttosto, alleluia. Sì, noi dobbiamo avere timore del Signore, ma non perché il Signore, alleluia, pensa di farci del male. Timore perché anche nostro Padre Celeste, e soprattutto Lui, ci insegna e agisce nei nostri riguardi come i nostri genitori hanno agito sopra di noi. In un primo momento ci è sembrato, alleluia, che tutto ci stesse crollando addosso e che ci fosse di grande afflizione, ma dopo ci accorgiamo che quella correzione ci è stata di grande utilità, e nel Signore la correzione per la nostra salvezza. Perché Dio, alleluia, non si compiace, alleluia, nella morte dell'empio, ma che il peccatore si penta e si converta al Signore per essere salvato. E buono Gesù, fratello! Gloria a Dio! Il popolo di Dio è un popolo che sta allegro. Mi ricordo di un caro e prezioso fratello, servo di Dio, alleluia, dicevo stamattina a Totuccio, che diceva sempre: il Signore vi benedica grandemente, grandemente, gloria al Signore. Sto parlando di quell'uomo di Dio che il Signore in questo tempo ha accolto nella sua gloria. Io voglio vedere la faccia del Signore. E voi, fratelli, siete decisi? Alleluia! Ma sforzatevi di entrare nel regno dei cieli, perché esso è sforzato e i violenti lo rapiscono. Io presso a poco so, alleluia, che state andando avanti attraverso mille difficoltà, alleluia, al nome del Signore, ma Dio vi ha dato grazia di realizzare questo luogo, un luogo, alleluia, dove il Signore vi ha messo, alleluia, il suo nome, dove egli scende con la nuvola della sua gloria per benedire, alleluia, il suo unto e i suoi servi, il suo popolo. E di questo noi ne dobbiamo ringraziare il Signore, perché è una grazia dell'Eterno, è un grande privilegio, non è una cosa che è venuta, alleluia, dall'uomo, che è venuta dalla carne, perché l'Eterno dice: né per forza e nemmeno per esercito, ma per lo mio spirito, dice il Signore, per la sua suprema e diretta volontà. Dio, alleluia, vi ha dato questo luogo, gloria al Signore, dove viene annunziato, alleluia, la gloria e la potenza del suo nome. Vogliamo lodarlo? Gloria a Gesù! Alleluia! La sorella Teresa parlava questa mattina nella sua testimonianza. La preghiera, cosa può fare la preghiera? Cosa può fare la preghiera, fratello? Un'anima che prega, vabbè, se prega un quarto d'ora ha perso un quarto d'ora, se prega mezz'ora ha perso mezz'ora. No, non è così. Alleluia, la preghiera
è quella che ci porta direttamente nella presenza del Signore. In questi giorni il Signore mi indirizzò, alleluia, in una predicazione, la preghiera di un'anima, la preghiera di una sorella, la preghiera di una donna, alleluia, che nella sua vita, alleluia, desiderava qualcosa, alleluia, che ancora non aveva, quello che, alleluia, desiderano, alleluia, le donne quando si sposano, gloria al Signore, e desiderano dei bambini. In quel tempo, alleluia, in quel tempo una donna di nome Anna, essendo che durante, alleluia, una delle feste solenne che allora il Signore aveva ordinato, di quelle feste che non in tutte le città o nei luoghi dove, alleluia, si voleva fare, si poteva fare, se non che dove Dio aveva la sua casa, dove aveva, alleluia, posato il suo nome. E durante quella festa, alleluia, nei sacrifici che si offrivano al Signore, alleluia, una donna di nome Anna, alleluia, era afflitta nel suo cuore, eppure era là, alleluia, per adorare, alleluia, per festeggiare nella presenza del Signore. Dio l'aveva comandato, erano là, alleluia, ma essa è come la figura, alleluia, di una donna che va in chiesa. Come? Si ci va in chiesa, diceva poc'anzi, alleluia, Totuccio, all'acqua di rose, in una maniera piuttosto superficiale, o si ci va per incontrarsi con Dio? Voi che dite, fratelli? Quando io vado nella casa del Signore, ci vado per incontrarmi con Dio insieme ai fratelli. Gloria al Signore, per realizzare la presenza del Signore. Anna, alleluia, chissà quante volte era andata nella casa del Signore, alleluia, e lei aveva sempre quel desiderio nel suo cuore, ma ancora non arrivava niente, nonostante l'incoraggiamento del proprio compagno, gloria al Signore. Ma Anna, alleluia, in quell'anno, in quel giorno, alleluia, decise di entrare nella casa del Signore, alleluia, in una maniera piuttosto diversa, non come sempre, non come al solito, ma con un cuore rotto. Gloria al Signore. E allora lei entrò nella casa del Signore, andò in ginocchio a supplicare il suo Dio perché il Signore, alleluia, le aprisse la matrice e gli desse progenie di figliol maschio. Ed Anna aveva votato un voto a Dio dicendo: e io, Signore, lo donerò a te tutti i giorni, alleluia, che egli vivrà e ti servirà. Gloria al Signore. Ma in quel tempo il sacerdote era Eli, era anziano e la vista non l'accompagnava, credo, neanche bene. Guardando questa donna un po' così, dato che, alleluia, era così che apriva le labbra, ma non si sentiva la voce, era periodo di festa, pensava, questa donna sarà certamente, insomma, avrà esagerato in un certo modo, e era andata presso di lei per cacciarla fuori dalla casa del Signore. Perché? Perché Dio è ordine, fratelli. E un giorno anche Gesù, alleluia, dovendo entrare nel tempio, si accorse, alleluia, che tutto era diverso, che tutto era cambiato e che delle strane forme di abitudini, alleluia, si erano stabilite nella casa del Signore. Allora, siccome era scritto di lui: lo zelo della tua casa mi ha roso, Gesù non poteva permettere che questo ancora potesse continuare.
continuare, e con quello zelo intorno alla casa del Signore egli cominciò a rovesciare le tavole dei cambiatori. Gloria al Signore, cominciò a cacciare tutta questa gente fuori dalla casa del Signore. Perché gli è scritto: la mia casa è chiamata casa di adorazione. Casa di adorazione. E anche questa è la casa del Signore. Dice l'Apostolo: lo sapete, fratelli, che ora voi siete il Tempio di Dio, e se qualcuno guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà lui. Dio è ordine, e nella casa del Signore si viene per adorare, per cercare il Dio con tutto il cuore. C'è una lode per Gesù, fratelli. Alleluia. Alleluia. Io sono sempre come una fontana. Gloria a Gesù. Quindi si va a volte in chiesa, fratelli. Sì, ma io sono presente, io non lo prego il Signore, e ancora il Signore non mi risponde. A parte che egli dice: se io tardo, tu che cosa fai? Ti spazientisci? Se io tardo, dice il Signore, tu aspettami. Ma quel giorno Anna entrò nella casa del Signore con un cuore diverso. Lei era deciso, con un cuore umile. Che cosa può fare la preghiera? Lei cominciò a pregare, cominciò a supplicare il Signore perché Dio inchinasse la sua orecchia e ascoltasse la voce della sua preghiera. Quando egli si avvicinò, pensando, diciamo, diversamente, alleluia, e la rimproverò per cacciarla fuori dalla casa del Signore, Anna disse: no, Signor mio, io non sono una donna come tu hai stimato, ma io sono una donna tribolata nello spirito e sto davanti alla presenza dell'Eterno. Allora Eli comprese che quella donna aveva veramente un gran bisogno del Signore e che in quel momento si stava umiliando davanti a Dio con tutto il cuore. Che dice il Signore? Voi andrete e mi cercherete e mi troverete quando mi avrete cercato con tutto il cuore. Vedete che allora è diverso, alleluia, da quello che si fa sempre per abitudine? È diverso quando si va a Dio col cuore. Allora c'è la matematica certezza che il Signore vi sta ascoltando. Allora egli disse: vai a casa e il Dio di Israele ti conceda la domanda del tuo cuore. Dopo quella preghiera, dopo quelle parole, il volto di Anna non fu più come quello di prima, ma era un volto consolato. Se ne andò con questa gioia, con questa consolazione dentro al suo cuore. Possiamo dire grazie, Signore? Alleluia. Ognuno di noi può avere un bisogno particolare del Signore. Alleluia. Anna ebbe il suo bisogno, ma ogni altra persona, ogni altro fratello, ogni altra sorella possono avere un bisogno particolare del Signore. Quanti anni ha? Forse che preghiamo ed ancora non abbiamo ricevuto, ma quando andiamo a pregare il Signore con tutto il cuore, allora il Signore ci esaudirà. Anna se ne andò a casa, alleluia, con un cuore e un viso diverso, e di ben vero il Signore la visitò, la benedisse, lei ingravidò e di là nacque, alleluia, un piccolo fanciullo a cui pose nome Samuele, che vuol dire l'ho chiesto al Signore. È buono Gesù, fratelli? Che Dio ci benedica. Mi voglio fermare, non so voi l'ora di culto che avete, ma lo Spirito del Signore continua a restare con ciascuno di noi. Dio vi benedica grandemente e la grazia del Signore Dio nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Amen. Dio sia lodato.
domani sera parte la riunione delle sorelle di preghiera. Voglio stare qualche buona ora con i diaconi, le diaconesse e i responsabili dell'opera di Dio. Sempre alla stessa ora, alle ore 19, siamo qui già nella casa di Dio. Poi volevo ricordare alle mamme che, piacendo al Signore, sabato pomeriggio alle ore 17 avrà inizio la scuola biblica. Mandate i vostri figli piccoli e grandi. Sapete che la scuola biblica è suddivisa in 4 classi, l'una per i fanciulli, l'altra per i ragazzi, l'altra per gli adolescenti e l'altra per i nostri giovani. Siate presenti, fedeli e perseveranti, perché il Signore vi accordi ogni consolazione ed anche molta guarigione nelle vostre proprie famiglie. Ripeto, sabato di questa settimana, esattamente giorno 23 alle ore 17. Volevo ulteriormente ricordare ai presenti ed anche agli assenti che la prossima domenica avremo la visita del caro, amato e prezioso uomo di Dio, il nostro caro fratello Nino, il pastore generale dell'opera. Siete di questo contenti, fratelli? Vogliamo dare gloria a Gesù? Amen. Come ho già detto, porterà un servitore del Signore, alcuni di voi lo conoscete ma molti altri no, di questo servitore del Signore, e porterà suo genero, che come ho già detto è un vostro concittadino, è un napoletano di quelli con i puntini sugli. Beh, Dio sia lodato e benedetti in eterno. Un'altra cosa raccomandiamo alla Chiesa, che già vi sono i calendari disponibili del 2003, prendetene per voi, per i vostri amici, parenti, conoscenti, usateli anche a scopo evangelistico e di testimonianza. Costano poco, solo 2 euro ad ogni calendario. Ne potete prendere quanto ne volete, perché ne abbiamo abbastanza. Va bene? Avvicinatevi alla vetrina, che ci sono delle cassette sempre a scopo evangelistico, ma anche edificativo, personale ed informativo, molto interessanti. Va bene, fratelli? Usate tutte le cose per vostro accrescimento spirituale, ma anche per attirare anime al Signore Gesù. Questa nunzia si trova qui, sorella Ursula? Ah, bene, pregheremo stamattina per questa nunzia Ventura. Se ho capito bene, ha un male incurabile. Chi è quella che c'ha il tumore? E chi è che ha il tumore, sorella? Bene, preghiamo per questi casi particolari. Lì a Perugia ho pregato sopra una donna che ha il tumore nel cervello,
e si chiama Floriana, una donna molto imponente che nel passato è stata incredula più del diavolo, capite? Perché il diavolo ci crede, ma lei non ci credeva. Ma ieri, grazie a Dio, il Signore mi ha dato una parola aperta per lei. E intanto abbiamo sentito la presenza di Dio. Lei ha accettato il Signore. Ho pregato su di lei. Io ho fiducia in Dio, fratello. Voi ne avete fiducia? Sì, io ho fiducia. E voi siete testimoni dei miracoli innumerevoli che il Signore ha fatto in quest'opera. Va bene, ora c'è qualche altra cosa. Piccolo Davide, va bene. Intanto cantiamo al Signore un canto di ringraziamento e vogliamo fare il nostro dovere da cristiani, da figli di Dio, da uomini e donne che amano il Signore, la sua opera, la sua casa, e diamo la nostra offerta volontaria. Allora mi pare che numero 202 della pagina 123. Nel frattempo portate il piccolo Davide e la piccola Sara. Ripeto, numero 202, nella pagina 123. Grazie a Gesù, grazie Signore. Grazie Signore, amen, alleluia. Noi nel cielo vediamo. Vincitor, vincitor, sempre per suo sangue siamo. Vincitor, vincitor, la vittoria abbiamo. Noi che conosciamo Gesù Salvatore, forti lui saremo sempre vincitor. Camminiamo avanti, pieni di fervore, cinti della spada, fiammeggiante ognuno. Cristo è il gran guerriero, pro di noi lui siamo, egli è il conduttore, la
vittoria abbia. Tutte, alziamoci. Ringraziamo. Amen. Alleluia.
che è la nostra salvezza. Alleluia! Gloria al Signore! A te la lode, a te la gloria! A me. Grazie. Amen. Sì, sì. Grazie. Sì, sì. Amen. Grazie, Signore. Grazie, grazie, grazie. Alleluia. A te la lode, Gesù. Amen. Amen, grazie. Alleluia. Grazie. Grazie, Gesù. Grazie Signore, grazie Signore. Amen. Gloria a Gesù. Grazie, grazie, grazie. Amen. Alziamo le nostre mani, grazie a Dio. Signore, ti ringraziamo. Grazie della tua presenza. Grazie del tuo potere a nostra disposizione. Resta con noi, rialza i caduti, fortifica i deboli, sana, fascia, ridona la vita a quelli che l'hanno perduta, e lo spirito tuo ritorni a operare e a manifestare come sempre tu hai fatto e vuoi fare la gran benignità di Dio e le sue compassioni, le quali non si esauriscono né si sono esaurite, ma Dio li ha rinnovate per noi ancora stamattina. Grazie per la parola, grazie per il fratello Giuseppe, grazie per i fratelli presenti, grazie ancora per quelli assenti, il fratello Francuccio e la famiglia, i miei suoceri, la sorella Teresa, affidando a te i nostri fratelli che si affidano alle nostre preghiere, perché da Levante al Ponente, dal Settentrione al Mezzogiorno, preghiere si incontrino alla presenza di Dio, offerti sull'altare dei sacrifici di lode e di ringraziamento. Grazie, Signore, resta con noi, accompagnaci in pace, benedicici nella restante parte della giornata e nell'intera settimana, sii con noi. Affidiamo a te questa nunziaventura e questo fanciullo col male incurabile. La tua mano di grazia si posi sopra tutti i sofferenti e quelli che non hanno ormai più speranza di vita e di salvezza.